I robot ci ruberanno il lavoro. Questo è quello che leggete su tutti i giornali. Ma perché ci preoccupiamo? Perché il lavoro nobilita? Beh, io credo che questa sia una narrazione che ci hanno messo in testa, ma che dobbiamo cercare di ripensare in modo critico. Il lavoro è un mezzo, non è un fine. Questo lavoro, questo è il lavoro inventato dalla rivoluzione industriale, seconda metà del Settecento, prima metà dell'Ottocento, la prima rivoluzione industriale. Cosa ha fatto? Ha creato la fabbrica, ha creato il lavoro nella fabbrica, ha creato questo mito del lavoro. Prima non c'era questo mito del lavoro, dell'operaio, c'era l'artigiano che era anche artista. Pensate all'artigiano del Rinascimento, oppure c'era il contadino, c'era un rapporto più diretto con ciò che si faceva, ciò che era la propria aspirazione, ciò che si sapeva fare, ciò che si desiderava fare. E non sto parlando chiaramente degli schiavi, sto parlando di un lavoro che possa avere un senso per chi lo fa. Con la rivoluzione industriale si è creato un schema diverso, un lavoro schiavo, perché questo sono di fatto gli operai in una catena di montaggio. Potrei parlare ora di questo problema, evidentemente. Ricordate, qualcuno si ricorderà Chaplin, le famose scene dei tempi moderni dell'omino nell'ingranaggio. Questo è il lavoro, questo non nobilita, questa è una schiavitù. Il lavoro nella miniera, il lavoro faticoso, pericoloso. E questo invece è lo scenario moderno. La robotica ha reso possibile liberare l'uomo dalla schiavitù del lavoro. Oggi nella fabbrica questo genere di lavori vengono svolti da macchine, robot. L'uomo è quello che inventa, che crea, che decide, ma non rischia la propria salute facendo un certo tipo di lavori. E allora vedete che il bene è insito nella ricerca scientifica, perché lo scopo del nostro lavoro dovrebbe essere fare qualcosa di utile, assicurare il progresso, anche se, come vedremo, il cammino del progresso è tutt'altro che limpido, lineare, automatico. E quindi qualche esempio, per esempio la robotica medica, potrei fare un'infinità di esempi, perché di fatto cos'è un robot? Un robot è una macchina con dentro un computer, con dentro del software, con dentro dell'intelligenza artificiale. Quindi tutto sta diventando un robot, perché ormai sapete che qualunque elettrodomestico, qualunque macchina ormai è dotata di calcolatori collegati in rete. Nella medicina, per esempio, sta sviluppando cose straordinarie. Questo che vedete è il famosissimo robot Da Vinci, che permette di fare interventi chirurgici minimamente invasivi con elevatissime probabilità di successo e ridottissimi effetti collaterali, ma è solo l'inizio di quello che potrà fare la robotica chirurgica, mini-microinvasiva. Oppure, come in questo caso, c'è tutto il settore della bionica, potrà sviluppare protesi, organi, arti artificiali per sostituire elementi danneggiati e quindi restituire agli esseri umani la piena funzionalità. Qui vedete uno dei più avanzati prototipi odierni che riceve i comandi tramite dei sensori sulla parte residua del braccio. Quindi con un certo addestramento, ma pensando uno stimolo, si riesce ad addestrare la mente e l'intelligenza artificiale di questo braccio a muoversi solo col pensiero, come facciamo con un braccio naturale. Sono solo due dei mille esempi di come chiaramente la robotica è in grado di migliorare il nostro futuro, a rendersi utile. Però, come dicevo, ogni macchina diventa un robot e ogni macchina è collegata in rete. Oggi sapete che ha la rete dappertutto, l'avete in tasca, qualunque smartphone ormai tramite il 4G, tra l'altro Milano adesso sta per sperimentare il 5G, la rete è dappertutto, tutto è collegato alla rete. I robot non faranno assolutamente eccezione, saranno collegati alla rete sia per funzioni banali, tipo scaricare
le nuove release del software che ormai fate quotidianamente sui vostri smartphone, ma potranno fare di più, nel senso che esattamente come uno smartphone voi potrete comprare qualunque tipo di robot abbastanza nudo, con una dotazione di software abbastanza basica, e poi scaricare le app. Quindi lo stesso robot voi potrete comprarlo e fargli fare il cuoco, un altro potrà comprarlo e fargli fare il receptionist, un altro potrà fargli fare il maggiordomo. Quindi avremo queste macchine capaci di interagire con l'ambiente e con gli esseri umani, piene di app, piene di software e per di più dotate di intelligenza artificiale, quindi di capacità di apprendere e di prendere decisioni in modo autonomo e di evolvere quindi, perché l'apprendimento robotico implica la capacità di sviluppare comportamenti non programmati all'origine dal costruttore. E quindi in questo scenario vedete come vi sia un nuovo ecosistema che sta nascendo, in cui c'è la rete, il cloud, questo mostro che ci governa, dentro cui ci stanno tutti i nostri dati. Avete letto negli ultimi giorni lo scandalo di Facebook con Cambridge Analytica e il grande pubblico comincia a rendersi conto del fatto che la privacy non esiste più sostanzialmente. Non esiste perché tutto quello che facciamo in qualunque modo viene tracciato. Vi siete mai chiesti come fa Google Maps, se lo usate in tempo reale come navigatore, a dirvi che fra 300 metri c'è la coda? Perché lui riceve la posizione da tutte le persone che in quel momento hanno il telefonino, hanno una login, un account su Gmail, su Google, e quindi in realtà lui sa esattamente dov'è ciascuno di noi e così può, con un algoritmo di intelligenza artificiale, calcolarci il percorso tenendo conto del traffico. Ma questo significa che qualcuno sa dove siete e ne tiene traccia, ma sa anche cosa fate, cosa non fate, cosa comprate, cosa guardate, con chi chattate, con chi parlate. Quindi tutti questi dati sono i famosissimi big data che, elaborati dall'intelligenza artificiale, possono produrre risultati utili. Per esempio, qui vedete un caso. Questa è la famosa guida autonoma della Tesla. La gente pensa che l'autovettura guida autonoma sia una macchina con dentro un robot che la guida, con un cervello. Non è esattamente così. Nel senso che noi classifichiamo l'autonomia di una macchina in 5 livelli, no? 5 è la macchina completamente autonoma in grado di guidare da sola in qualunque condizione, senza nessun tipo di intervento umano. Ebbene, noi adesso saremo su un grado 3-4 più o meno, nel senso che riesce a fare certe cose ma non tutte e solo in certe condizioni. Per raggiungere il livello 5, in realtà sarà necessario che queste macchine, sempre collegate in rete, non usino la loro intelligenza locale, che sarà un'intelligenza estremamente limitata, ma usino l'intelligenza in rete, l'intelligenza collettiva e i dati in rete. Cioè, occorrerà che tutte le macchine, che a priori chiaramente ci sarà una fase di messa a punto del sistema, ma poi qualunque macchina, allo stesso modo in cui ho detto che Google conosce la vostra posizione, quindi può calcolare il traffico, verrà memorizzato ogni metro di strada continuamente, in tutte le condizioni, di giorno, di notte, con la pioggia, con la nebbia, col vento, con la neve. Per cui quando questa macchina farà un certo percorso, in tempo reale riceverà dalla rete istruzioni su cosa aspettarsi in quel metro. Questa informazione non potrà essere presente a priori nella macchina che comprate. Sarà elaborata in tempo reale mentre la macchina guida. Quindi l'intelligenza non starà dentro la macchina, starà in cloud, da qualche parte. E questo sarà per qualunque tipo di robot. Non dovete immaginare, appunto, come nei film di fantascienza, l'umanoide. Io non ho messo un filmato di umanoide apposta. Classico umanoide col cervello positronico, come quelli di Asimov. Avremo robot di tutte le forme, di tutte le specie, di tutte le caratteristiche, tutti collegati in rete e tutti che faranno riferimento a questa intelligenza collettiva, che potrà diventare anche
connettiva, nel senso che ogni robot dirà in continuazione cosa sta facendo e come sta funzionando. Quindi l'esperienza di ci sarà questa, diciamo, superintelligenza robotica, questa superintelligenza artificiale, e potrebbe essere che il robot che avete davanti non è altro che un terminale, come può essere il vostro smartphone quando fate girare un'app che localmente gira solo l'interfaccia e poi il programma in realtà viene svolto da qualche altra parte. Quindi vi rendete conto della complessità del quadro? Noi vivremo immersi in questo nuovo ecosistema, che è completamente nuovo, perché non avremo la nostra stessa libertà di comprendere la realtà, di prendere decisioni, sarà condizionata dall'input di tutta questa tecnologia in cui saremo immersi. Ed ecco il problema. Il problema è il vecchissimo, classico problema del dual use of technology, doppio uso della tecnologia. Cioè un coltello, utilissimo, taglia il pane o il formaggio, però può anche tagliare la gola. Ma chi è che decide e chi impugna il coltello? In questo caso, vedete, Fermi ha sviluppato la conoscenza dell'energia nucleare per motivi scientifici, per motivi di ricerca, di curiosità, e sappiamo che l'energia nucleare può essere utile a dare energia, alimentare un'intera città, così come a raderla completamente al suolo in pochi secondi. Ma come facciamo a decidere? Diventa una questione sostanzialmente umana. Siamo noi che abbiamo in pugno il manico del coltello, oppure gestiamo l'uso dell'energia nucleare, oppure cerchiamo di gestire lo sviluppo e l'impiego della robotica. E allora ecco perché è importante la roboetica. La roboetica è nuova, voi conoscete di più la bioetica perché è nata una trentina d'anni prima. La roboetica è nata più o meno una quindicina d'anni fa per affrontare un'etica applicata, cioè l'etica è il tentativo di sviluppare un codice umano, pratico, che implementi la morale, ciò che noi sentiamo dentro. Ma si deve adattare, cioè chiaramente l'etica di quando facevamo i pastori è differente dall'etica che dobbiamo sviluppare per gestire, che so, appunto, le biotecnologie, nel caso della bioetica, o le nuove tecnologie robotiche. Ecco, quindi questo sforzo che stiamo facendo molti di noi robotici per coinvolgere la società nel suo complesso, quindi esperti di giurisprudenza, di medicina, di psicologia, di filosofia, per affrontare queste problematiche che si chiamano health issues, cioè ethical, legal and social aspects, cioè aspetti etici, legali e sociali, perché quello che leggete è se un robot fa un danno di chi ha la responsabilità, per esempio, oppure come facciamo a garantire che un robot non faccia un danno, oppure che tipo di robot dobbiamo sviluppare, è etico sviluppare un robot, per esempio babysitter, cioè fa bene al bambino essere accudito da una macchina, oppure è etico sviluppare robot per prestazioni sessuali, oppure è etico sviluppare robot che uccidono in guerra? Io penso di no, evidentemente, soprattutto nell'ultimo caso, nel senso che abbiamo enormi problemi con la robotica militare, non è l'argomento della giornata, però il bene ha sempre questo rovescio della medaglia. Fare il bene richiede sì fare il bene, ma anche lavorare per impedire il male. E allora eccoci che ci troviamo come società ad affrontare problemi di estrema complessità che richiederanno molto impegno, cioè se noi saremo passivi qualcun altro deciderà per noi, già più o meno lo stanno facendo. Io penso che siamo ancora in tempo, anche perché conoscendo la complessità della robotica so benissimo che non tutto è ancora definito, non è troppo tardi. Il messaggio che lancio è impegnatevi, cercate di capire la complessità che andrete a vivere e il cambiamento. Cambiamento che è a 360 gradi intorno a noi.
Come ricordate l'esempio della fabbrica, cioè non dovete affrontare problemi nuovi con schemi mentali vecchi, la società cambieranno gli schemi di produzione, non sarà più necessario lavorare così tanto per fare certe cose, però non è detto che questo significhi disoccupazione, significherà fare altre cose e per esempio dedicarsi a un sacco di attività nelle quali oggi c'è una carenza assoluta, tutte le attività di cura per esempio, tutte le attività che richiedono una relazione fra esseri umani. Io non posso pensare, e lo dico da robotico, che una macchina potrà mai sostituire l'aspetto empatico tra due esseri umani, così come non potrà mai sostituire l'aspetto creativo dell'essere umano. Ma non perché la macchina non potrà essere creativa, io stesso 20 anni fa progettavo videogames e ci mettevo dentro algoritmi che inventavano schemi di gioco, ma il problema è che la nostra creatività, il nostro senso del bello è puramente nostro. Noi, la macchina potrà essere costruita da noi per essere bella, per piacerci, ma saremo noi che avremo dato a questa macchina caratteristiche simboliche, estetiche, tali da rendercela gradevole. E quindi ci saranno aspetti artistici, di design fondamentali, aspetti di programmazione per interagire con gli esseri umani, ma rimarrà in carico agli esseri umani tutto l'aspetto, per esempio, della cura. Prima parlavo dell'interazione con i bambini. Beh, il bambino ha bisogno di un essere umano e quindi un malato ha bisogno di un essere umano. Cioè, molti dei guasti della società odierna sono proprio perché nessuno si prende cura degli esseri umani. Chi si prende cura di una puerpera? Voi conoscete, immagino, il problema di avere un bambino? Beh, la società non se ne... Chi si prende cura di chi è malato in un ospedale? Ogni tanto, sporadicamente, ci può essere qualche sostegno psicologico. Chi si prende cura di chi subisce traumi? Chi si prende cura di assicurare ai bambini uno sviluppo mentale che permetta loro di essere adulti, consapevoli, compiuti e non persone dotate di turbe psichiche che li portano poi a essere quelli che devastano la società, diventando magari presidente di qualche stato che vuol tirare una bomba perché da bambino nessuno lo ha curato. Attenzione, sembra una barzelletta, ma questo è un grave problema. Ecco quindi che ci sarà un grande bisogno di esseri umani, un grande bisogno di attività umana. E lasciamo pure che i robot facciano le cose che a noi in fondo non interessa fare. E quindi io non vi sto descrivendo i dettagli del futuro, io non lo so come sarà il futuro. Il futuro è sempre in movimento, però una cosa è certa, per entrare in questo futuro bisognerà vedere la prossima slide. E quindi bisognerà fare appello, come dicevo prima, alle nostre competenze, alle nostre capacità, alla nostra intelligenza emotiva, che è stata, secondo me, abbastanza piallata negli ultimi secoli. C'è un disegno conscio o inconscio che ha progressivamente separato le due culture, per esempio, che ha separato scienza e tecnologia dalle humanities, dalle scienze umane, ma questo è sbagliato. Leonardo era tutto, non era solo una delle due cose. E noi questo dobbiamo tornare ad essere. E uno scienziato robotico di fatto è costretto ad essere questo, perché come vi dicevo, occorre occuparsi dalla meccanica alla psicologia. E quindi questo è importante, portarlo nelle scuole, portarlo nell'educazione. Non sono concetti nuovi. Basti pensare a Montessori, basti pensare a chi ha inventato il costruttivismo, Papert che lo ha tradotto. Cioè, però sono concetti abbastanza scarsamente applicati. Si pensa che la buona scuola sia fare tanta bella burocrazia. No, la buona scuola è radere al suolo un certo tipo di educazione puramente nozionistica, puramente dedicata a costruire uomini robot, dedicata a costruire impiegati, a costruire operai, a costruire schiavi. E creare una scuola che invece costruisca uomini liberi, perché solo dei bambini di oggi che da adulti saranno in grado di gestire il cambiamento e la complessità potranno essere in grado di implementare la roboetica, se no sarà una battaglia perduta. Rapidamente
Ecco perché una ventina d'anni fa abbiamo fondato questa associazione che si chiama Scuola di Robotica, che non vuole far diventare tutti i bambini e le bambine scienziati robotici, perché sarebbe effettivamente crudeltà. Vuole invece, appunto, aiutare i bambini a comprendere cos'è la robotica, a comprendere cos'è il futuro, comprendere cos'è la tecnologia e usare la tecnologia per comprendere la natura, per comprendere se stessi. Perché quando uno gioca, come in questo caso, con un piccolo umanoide, questa è la Now Challenge, vedete questa bambina in braccio, un piccolo umanoide, anche questa, sono quelle Now, un piccolo umanoide abbastanza economico usato per scopi sostanzialmente didattici. Comincia a capire, ci si specchia in questo tipo di tecnologia, si comincia a capire come funziona il robot, ma per programmare questo robot si comincia a pensare a come funzioniamo noi e soprattutto si abbatte questa barriera, ah, io sono qui e lì c'è il robot, la robotica. No, bisogna che tutti si avvicinino a questa tecnologia per comprenderla, per essere attori e non spettatori del futuro che ci aspetta. E quando dico tutti, dico anche l'altra metà del cielo, perché è noto che le bambine non capiscono la matematica. È un grosso problema. Ma perché non la capiscono? Perché non gliela insegniamo, perché gli mettiamo in testa che loro da grandi devono fare le veline. Ecco dov'è il problema. E quindi esiste questo progetto che si chiama Roberta, Girls Discover Robot, un progetto europeo iniziato nel 2002, con Scuola Robotica partecipiamo attivamente, che ha lo scopo di avvicinare le bambine alla scienza, alla tecnologia, ma non vogliamo che diventino scienziate robotiche, vogliamo che capiscano che le squadre di bambine, quando facciamo le gare, sono più brave delle squadre di bambini. E questo è il messaggio. Poi si dimentichino i robot, ma porteranno nella testa per sempre che loro possono essere, anche in questo settore, più brave dei maschietti. Ultimo, perché il tempo è ampiamente finito, ultima slide, altro progetto, stiamo parlando sempre di futuro della robotica. Beh, la robotica non è solo fare delle demo costosissime, sofisticatissime per fare bella figura, mettere un umanoide incredibile, no. La robotica deve servire a qualcosa e in questo caso questo è un progetto internazionale, si chiama Enable. C'è un numero elevatissimo di bambini che nascono con malformazioni, che praticamente non hanno un braccio, non hanno una mano. E non possiamo dare a tutti i bambini quella mano che avete visto prima, costosissima, bellissima, sofisticatissima, anche perché i bambini crescono. Chiunque abbia visto un bambino sa che ogni anno bisogna cambiargli le scarpine. E allora come si fa ogni anno a cambiargli una protesi che magari costa 100.000 euro? Ed ecco che in questo modo, questo significa che i bambini non hanno possibilità. E invece in questo modo vedete, sfruttando appunto la rete, sfruttando le nuove possibilità, i makers, le nuove possibilità date dalle stampanti 3D, dal rapid prototyping, dalle organizzazioni open source, questo progetto mette a disposizione un'infinità di file già pronti, che poi crescono continuamente, i ragazzi li pigliano, li modificano, li aggiornano, per costruire con pochissime lire, con pochissimi soldi, protesi per i bambini che non possono accedere a quelle super tecnologie. Ne rubate l'altra sera in laboratorio un paio, giusto per farvele vedere, vedete? Questa è fatta tra l'altro con plastica di recupero, perché poi abbiamo un altro progetto che recupera la plastica nel mare, la trita e la riusa. È proprio un esempio. Questa qua adesso l'ho rubata in laboratorio, in realtà dei tiranti, queste ditine, adesso la stavano montando, che quando il bambino piega il braccio le manine si chiudono. È semplicissima, non c'è elettronica in questo momento qui dentro. Però con pochissimi soldi il bambino può partecipare alla sua costruzione, può scegliere il colore, addirittura abbiamo una collaborazione con l'architettura, qualcuno se la fa fare tipo Goldrake o... Non è solo l'aspetto fisico, anche l'aspetto psicologico, un bambino si avvicina alla propria disabilità con un atteggiamento differente. Poi abbiamo un altro progetto che invece, integrando dei piccoli sensori, la può usare come una bacchetta magica, come un mouse 3D nello spazio per fare delle cose. E è solo un esempio, questa è una un po' più grande, vedete? Tutta roba che non costa nulla, ma che può fare la differenza per una persona che ha questo tipo di problemi. E quindi fare questo è un lavoro, o no? O è un hobby, o è curarsi del prossimo. Ecco, i robot
meno male che ci rubano quei lavori che ci impediscono di fare queste cose molto più utili per l'umanità. Grazie.